Prima di fare questa video ricetta, ovvero questa zuppetta di pesce, volevo dedicarvi un brindisi con un buon vino bianco e delle ostriche, perché siete sempre gentili con me e mi seguite tantissimo e questo lo apprezzo. Ormai non siete più solo dei miei fan, ma siete miei amici, quindi vi dedico questo brindisi con ostriche e vino bianco. Alla vostra, grazie ancora. Ok, cominciamo con la video ricetta. Questa sera faremo una zuppetta di pesce a modo mio. Quindi, la prima cosa che faremo è andare a mettere l'olio in pentola. Tagliamo personalmente carota e sedano. Mettiamo un pomodorino e andiamo avanti. Qui sto usando semplicemente dei gamberoni, una bella gallinella, cozze e scampetti che andrete ad intaccare sulla schiena. Questi già sono intaccati. Il calamaro lo userò intero, però cosa faremo? Andremo a fare dei tagli obliqui. La nostra gallinella è già pulita, andiamo a vedere come fare questa bella zuppetta. Iniziamo facendo rosolare sedano, carota e pomodoro. Quando è rosolato andiamo a sfumare con un leggero goccetto di soia, non esagerate altrimenti rischia di venire salata la zuppa. Ok, una volta aggiunta la soia aggiungiamo un bel po' d'acqua e facciamo insaporire il nostro brodo. Mentre il nostro brodo prende sapore, andiamo a far rosolare due spicchietti d'aglio, mettiamo il nostro cipollotto e infine i pomodorini. A questo punto l'aglio lo potete togliere. Quando è tutto ben rosolato, cosa faremo? Andremo a prendere il nostro brodo e andremo ad allungare il composto. Oh, questo è sicuramente il momento più bello, il grande tuffo. Andiamo a calare i nostri scampi, i nostri gamberoni, il nostro calamaro che si arriccerà, le cozze e la nostra gallinella. Guardate che sinfonia! Dopo chiudete con il coperchio e fatelo cuocere per circa 10 minuti a fuoco bassissimo. Eccoci qui, la nostra zuppa è pronta. Credo che adesso abbiamo abbastanza confidenza, vedete il vapore. Ah, no. Sto quasi impazzendo! Abbiamo abbastanza confidenza per cenare insieme. Andiamo ad aggiungere su dei crostini un bel filo d'olio extravergine di oliva dei miei genitori. Anche qui un bel goccio d'olio Evo. E possiamo assaggiare. È un'emozione. Buonissimo. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Grazie per il vostro calore, vi voglio bene. Buona serata.